Familiar Stranger è qui in mostra in collaborazione con Spazio Labo, progetto che abbiamo curato insieme, e presenta diverse fotografie realizzate col cellulare. La cosa interessante per il pubblico sicuramente è l'interattività. È una mostra che ha tre livelli di curato ELA, è un po' diversa dal solito. E oltre a presentare appunto 22 fotografie stampate e incorniciate, ci sono delle mensole dove sono presenti 900 foto stampate in formato 10x15 che il pubblico è invitato a spostare e a creare nuovi editing. E a fianco a questo ci sono dei video che rappresentano un endless scroll di 11.000 foto, richiamano l'esperienza che poi il pubblico stesso può rifare con l'iPad, che è un device che colleziona 11.000 foto e il pubblico le può vedere tutte in teoria. Perché venire a vedere Familiar Stranger? Sicuramente perché è una mostra che non ha paura, è una mostra che comunque affronta una tematica che è molto attuale ma che magari non è ancora stata presa così di petto, e quindi è sicuramente una maniera interessante per focalizzarsi su quello che secondo me è uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, appunto la fotografia da dispositivo mobile, e riflettere su questa tematica, sull'iperproduzione di immagine, su come sta cambiando il linguaggio in funzione di questo accesso così democratico alla fotografia. I think the Familiar Stranger exhibition here is very nice because it's also very democratic. There's a lot of people and a lot of photographs of people involved. So yeah, it's a very nice experience to go through, and I would really recommend it.